Bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Siamo qui oggi con il ritorno dei pronostici. Questa volta però sappiamo tutti benissimo che non si può più pronosticare la regular season, ma pronostichiamo turno preliminare playoff e turno di andata playout, perché si gioca domani già ore 20:30 a Cosenza-Brescia. Mi raccomando, sintonizzate su questo canale perché vi ricordo che per quanto riguarda playoff e playout usciranno tutti i post partita, quindi le due partite dei playout, le due partite dei turni preliminari, le quattro partite delle semifinali e le due partite andata e ritorno ragazzi della finale. Abbiamo tante cose ancora da dire su per quanto riguarda playoff e playout. Partiamo proprio dai pronostici. Abbiamo oggi da pronosticare Cosenza-Brescia su Tirol Regina e Cagliari-Venezia. Mi raccomando però, prima di partire col video, vi devo chiedere un pollicino sul video, 30, 40, 50, mi piace qua sotto, un'iscrizione al canale totalmente gratuita ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, non vi costa nulla e noi partiamo subito. Partiamo per l'appunto da Cosenza-Brescia, andata playout. Ricapitolando un po' come funzionano questi playout, visto che le due squadre sono finite entrambe a quota 40 punti, in caso di parità nei due incontri non ci sarà il verdetto per quanto riguarda il miglior piazzamento possibile. Sì che il Brescia è arrivato 16esimo e il Cosenza 17esimo, ma in caso di parità si andrà ai supplementari e poi eventualmente ancora in caso di parità rigori. Ed è per questo che rende ancora più bello, secondo me, questo scontro salvezza Brescia-Cosenza. Io credo che il Brescia parta favorito per qualità tecniche dei giocatori, per come ci arriva anche a questo playout e perché soprattutto ha la grande chance di giocare la seconda partita in casa con un Rigamonti che spinge. Credo che possa fare poi la differenza nell'economia dei 180 minuti, però da considerare anche domani un Marulla sicuramente pieno, un Marulla sicuramente caldo che vorrà spingere la squadra a fare il risultato migliore, ovvero la vittoria, per poi andarsi a giocare il pareggio magari a Rigamonti. Ed è per questo che domani è già cruciale, importantissimo per il Cosenza mettere delle buone basi per il ritorno che sarà infernale a Rigamonti, così come per il Brescia è importante non perdere domani. Io credo che possa finire in X e vi dico pareggio, sarebbe un buon risultato per il Brescia, un po' meno per il Cosenza che sarebbe obbligato a vincere a Rigamonti. Il Brescia, anche con un pareggio, avrebbe comunque la seconda partita da giocarsi in casa e sarebbe come una finale, possiamo dire. Però per domani vi dico X tra Cosenza e Brescia. Potrebbe finire 1-1 o 1-0-0, non vedo tantissimi gol tra queste due squadre. Andiamo un po' sui playoff, perché si gioca per l'appunto su Tirol Regina e Cagliari-Venezia. Abbiamo già un po' inquadrato, grazie al video dell'altro giorno, come ci possono essere, cosa dobbiamo aspettarci da questi playoff turno preliminare. Ricordiamo che su Tirol Regina, in caso di parità, ragazzi, passa il Sud Tirol, Cagliari Venezia, in caso di parità, passa il Cagliari, in parità nell'arco dei 90 minuti. Partiamo da Sud Tirol Regina, sicuramente sarà una partita molto chiusa, secondo me verrà decisa grazie agli episodi, potrebbe finire 1-0, 0-1. Vedo una squadra leggermente favorita e vi dico la Regina. Per me passa la Regina che vince a Bolzano, anche se vincere a Bolzano è molto molto difficile perché la squadra di Bisoli è una squadra che in casa fa meglio rispetto a quando gioca in trasferta. Crea molto di più, è molto più dinamica in fase offensiva. La Regina soffre un po' quando gioca in trasferta, però credo che la vittoria al 95esimo con gol di Canotto alla Regina abbia dato quel click mentale che serviva alla squadra di Inzaghi per affrontare al meglio questi playoff. Ed è per questo che vi dico 2-3 su Tirol e Regina. Chiudiamo ragazzi con Cagliari-Venezia, match che si gioca però sabato alle 20:30, perché su Tirol e Regina si gioca di venerdì alle 20:30. Cagliari-Venezia è un match bello, molto molto bello. All'andata Cagliari finì 1-4 per il Venezia con doppietta di Sheryshev, fu una delle poche note positive dell'era Javorcic a Venezia, in un'epoca che comunque è durata pochissimi, pochissimi mesi, quella di Javorcic. Mocchio al Cagliari che rispetto a quel Cagliari lì è tutta un'altra squadra, con Ranieri molto più solida in difesa, in casa fa partite belle, importanti, intense, da squadra vera, da squadra che vuole raggiungere l'obiettivo. Però occhio al Venezia di Manoli, perché ha grandi qualità tecniche davanti a giocatori forti come poi Giampaolo, Jonsen e tanti altri giocatori esperti. C'è l'ex Cepitelli che adesso gioca in difesa nel Venezia, e sarà una bella partita. Secondo me
potrebbe finire in pareggio. Secondo me alla fine passerà il Cagliari, per occhio al Venezia che potrebbe essere, dovesse passare quel turno, sarebbe proprio una vera e propria mina vagante, ma io vi dico X tra Cagliari e Venezia, quindi per me passano Cagliari e Reggina e andrebbero ad affrontare Bari e Parma in semifinale. Mi raccomando però, prima vi devo chiedere ancora un pollice in su al video, un'iscrizione al canale, noi ci becchiamo a un prossimo video, vi invito domani a vedere tutti il post partita di Cosenza-Brescia e poi tutti i post dei playoff e playout. Noi ci becchiamo a un prossimo video, bella ragazzi!